Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno e forza Juventus. Allora, oggi è ancora una giornata di quelle un po' tranquille, perché domani inizieremo a scaldare i motori con la conferenza stampa prepartita e devo dirvi la verità, questa settimana con anche la Coppa Italia in mezzo è stata qualcosa di positivo, perché almeno abbiamo avuto contenuti ulteriori su cui confrontarci. L'anno prossimo mi piacerebbe, la butto lì, mi piacerebbe, gradirei, giocare la Champions League sarebbe qualcosa di positivo, piuttosto che un'altra Coppa Europea, perché qui non è tanto in dubbio il fatto che la Juventus, almeno dal punto di vista del campo, poi vedremo quello che accadrà, perché non si sa mai a questo punto, però dal punto di vista del campo si qualificherà per una Coppa Europea. Se è la Champions, grazie, gradirei tantissimo, e qui si apre un discorso che poi affronteremo nella seconda parte del video. Intanto una piccola premessa, perché oggi qui su YouTube, secondo me intorno alle 14, faremo una live. Facciamo così. Oggi faremo una live, devo capire se la posso fare su YouTube o se la devo fare su Twitch per ragioni di copyright, e vi spiego il perché. Andremo ad ascoltare la primissima conferenza stampa di Massimiliano Allegri come allenatore della Juventus di luglio 2014, dato che ora siamo nel 2024, esattamente 10 anni fa. Mi piacerebbe capire, dato che non me la ricordo nemmeno, non so se l'avevo vista 10 anni fa oppure no, magari sì, poi me la sono scordata, ma volevo capire l'approccio che ha avuto Allegri per poi creare questo dominio, questa decade, no, di presenze sulla panchina della Juventus proprio a livello comunicativo. Sarà qualcosa di molto interessante, non spoileratevi la conferenza che ce la guardiamo oggi, poi vi farò sapere se su YouTube oppure su Twitch. Comunque voi seguite gli aggiornamenti nelle storie Instagram e non sbagliate, intorno alle 14 andiamo in live. Volevo partire da qualcosa di meno bello, e cioè il comunicato, anzi, il comunicato della Juventus è bello, è quello di cui si parla che è meno bello. Il comunicato della Juventus su quelli che sono stati gli insulti ricevuti da Weston McKennie in occasione di Juventus Lazio. C'è stata una sostituzione, McKennie esce dal campo e viene sostituito, passa di fronte allo spicchio dei tifosi ospiti e ci sono degli ululati razzisti nei confronti di McKennie. Allora, questa notizia era passata un po' in sordina, io stesso non ne avevo parlato perché io stesso non lo sapevo. Ieri sera, quando ho letto la nota della Juventus, mi sono detto what? E allora sono andato un po' a informarmi e sono andato a trovare un video postato da un tifoso che era allo stadio, che già in diretta, in presa diretta, andava a lamentarsi per quelle che erano appunto queste cose che si udivano dal settore ospiti della Lazio, questi insulti, questi ululati nei confronti di McKennie, dicendo state zitti, merda, come vi permettete. Strano che non fosse saltata fuori prima sta roba. E dato che è passata nel silenzio generale, che non era diventata una notizia virale, non aveva fatto scalpore, non era stata riportata, almeno ignoranza mia, ma solitamente queste cose implodono, e oggi è implosa, è esplosa, ed è esplosa perché la Juventus è andata a fare un comunicato ufficiale su questa cosa qui. Poi, io devo dire la verità, già sei poco furbo se fai quella roba lì, perché sei poco furbo, ti etichetti da solo, c'è poco altro da aggiungere. Se a maggior ragione questa cosa la fai all'interno di un impianto all'avanguardia come l'Allianz, e che è la casa di una società come la Juventus, che si è spesso e volentieri messa in prima fila per cercare di contrastare e combattere queste dinamiche, se doppiamente, lascio voi completare la frase, ma avete capito tutti, perché già è una roba fuori dal mondo, è una roba che non ha senso fare, è una roba per cui ci sono dei provvedimenti, e questi provvedimenti sono allo stadio non ci vai più. Però in tanti stadi, non all'avanguardia, non all'avanguardia, è quello che dicevamo anche ieri, no? Su Juve Lazio, la telecamera di DAZN che ha costruito il contenuto. In alcuni stadi questa cosa forse non viene controllata come dovrebbe, diciamo così. In alcuni stadi il tema del razzismo fa lo stesso. Si possano dire certe cose, ci si passa un po' sopra, roba del genere. La Juventus non transige su certa roba. Quindi sei ancora più scemotto, ancora più stupido a fare una roba del genere in casa della Juve, che ti verrà a controllare perché ha un sistema di camere. Ragazzi, cosa devo dire? Speriamo che queste persone vengano identificate e allontanate, perché qui non è un discorso di colori delle maglie, come l'anno scorso,
per Lukaku, 200 persone allo stadio non ci possano più andare. Spero che questi tifosi della Lazio che hanno fatto sta roba allo stadio un'altra sera, allo stadio non ci potranno più andare da qui a non so quanti anni. Stop. E la Juventus lavorerà e sono convinto che farà il meglio possibile per identificare tutte queste persone che non capiscono niente e che vanno allo stadio per fare altro, non ci vanno per guardare la partita. Ragazzi, c'è la Fiorentina. Io sono un po' spaventato perché, come vi dicevo, non è una vittoria, non è una rondine che fa la primavera, non è una vittoria che ti fa uscire dalla crisi, a maggior ragione da una crisi come quella che stiamo vivendo nelle ultime 10, e a maggior ragione dopo aver vinto in Coppa Italia, non in Serie A. È perché noi dobbiamo arrivare in Champions, è stata la premessa anche di questo video qui. La Fiorentina l'altra sera con l'Atalanta, mi è sembrato di vedere una Fiorentina che ha fatto una buona, se non buonissima partita. Quell'intensità lì a noi ci rovina, anzi quell'intensità lì forse è anche troppo per la Juve in questo momento. All'andata è stata una Fiorentina che crossava e voleva colpire di testa e stop. Questo era stato il piano gara e Italiano non era stato in grado di venire fuori da questa trappola del sì, crossa pure, tanto poi difendo dentro l'area. Una partita a scacchi anche forse di bassa lega, perché devi essere in grado poi di scardinare, se uno ti lascia sempre crossare e tu non la prendi mai in mezzo, non puoi non far gol. La Juventus fece una brutta partita, una brutta prestazione, con una bella azione da cui nacque il gol di Miretti. Quella fu a grandi linee la partita dell'andata. Però le partite tra Fiorentina e Juventus sono sempre molto molto combattute. Mi viene in mente anche il primo anno dell'Allegri Bis, la Fiorentina la incontriamo tante volte, anche in Coppa Italia, erano tutte partite che finivano 1-0 al 90esimo, il gol di Cuadrado, l'autogol di Venuti e tutte queste robe qui. Ora, io non ricordo gol di Vlahovic o gol di Chiesa alla Fiorentina, e in questo momento qui, se Chiesa l'altra sera ha fatto un gol, ma vale lo stesso discorso per la Juve, un gol di Chiesa non ti fa uscire dal momento in cui dici non lo so. Poi Chiesa apre una discussione pressoché infinita, ne abbiamo già parlato troppe volte. Io sono dell'idea che in questo momento il problema principale di Chiesa sia di carattere fisico, un po' come era stato per Vlahovic l'anno scorso, ma sbaglierò. Però Vlahovic è il giocatore in più che cambia la Juve. Lo abbiamo visto che la Juve con Vlahovic, la Juve senza Vlahovic è un'altra roba, non perché la squadra abbia un rendimento diverso dal punto di vista dell'impatto visivo della gara, perché Vlahovic è un giocatore che da solo riesce a tenere in piedi un reparto. Cioè Vlahovic oggi è diventato un giocatore che ti tiene in piedi un reparto da solo. È cresciuto tanto nel gioco spalla alla porta, è cresciuto tanto nel colpo di testa, è cresciuto tanto nella leadership, e Vlahovic è l'uomo copertina di questa Juventus, di questa stagione. Cioè noi tutto quello che da qui alla fine dell'anno potremo raggiungere, che sono obiettivi come la qualificazione della Champions e la vittoria della Coppa Italia, dobbiamo aggrapparci a Dusan Vlahovic. Cioè lui è il nostro uomo, lui è il nostro condottiero, è l'icona della Juventus di quest'anno, Dusan Vlahovic, dal punto di vista del fronte offensivo naturalmente. E quindi dato che poi quelle cose lì, cioè è ovvio, lo dico, cioè quando Higuain fa gol al Napoli, che bello che è stato, cioè quelle robe lì quando l'ex fa gol alla squadra, troppo belle, come danno fastidio perché il gol di Bonucci con la maglia del Milan ce l'ho ancora qui, ma un bel gol di Vlahovic alla Fiorentina, ah quanto sarebbe bello. Quindi in questo momento qui, che siamo Vlahovic dipendenti e che l'ultima partita si è conclusa con le reti di Chiesa e Vlahovic, e che la Juventus è in un periodo molto strano, molto particolare, e avrà bisogno della sua versione migliore per riuscire a fare dei punti contro la Fiorentina, che non è che sta facendo la stagione della vita, anzi credo che la Serie A possa anche un po' mollarla per dedicarsi agli altri obiettivi, le altre coppe nelle quali è rimasta, e dato che Italiano molto probabilmente, anzi andrà via, molto probabilmente andrà al Napoli, credo che abbia anche l'interesse di lasciare il popolo fiorentino con la vittoria di almeno un trofeo dopo che ha perso due finali l'anno scorso, Coppa Italia e Conference, e vorrà sicuramente rifarsi in questa stagione qui. Poi c'è anche la possibilità di vederle in finale di Coppa Italia, Juventus e Fiorentina. Sappiamo bene che per Firenze la partita con la Juve è qualcosa di diverso, è qualcosa in più, è qualcosa che vale una stagione quasi, un po' come il derby di Roma che comunque vedremo in questa giornata e dovremo tifare per la Lazio per far rallentare un po' la Roma per appunto arrivare in quella benedetta zona Champions. Però io non pensavo mai di dover arrivare qui alla fine della stagione
a dire cavolo, speriamo di fare questi 3 punti, speriamo che l'Atalanta o no, la Roma o il Bologna si vince. Per questo che è stancante la stagione, non perché non si vince. Voglio che sia ben chiaro a tutti il discorso e il punto focale. Quindi speriamo di poterci aggrappare a Vlahovic, speriamo che possa segnare la Fiorentina, speriamo di poter recuperare qualche punto anche in campionato, perché finalmente la Juventus dovrà ufficializzare questa zona Europa. Poi vedremo, sarà la zona alta, la zona bassa, non lo so. E ovviamente speriamo che la Juventus riesca a riconoscere tutte le persone che allo stadio semplicemente non devono nemmeno più metterci piede. Ci vediamo oggi in live con la conferenza stampa di Allegri, la prima conferenza stampa di Allegri. Vedremo che cosa ne salta fuori. Ciao ragazzi e forza Juventus.